Già quando annunciava i fit e tutto sentivo proprio la puzza di plastica schifosa, mamma mia. Cioè, per esempio, proprio inquinamento globale, cioè in India, no? O in Pakistan sono fatti che bruciano le plastiche per liberarsene perché non hanno un sistema di smaltimento adeguato per questo tipo di rifiuti. E deve essere che, non lo so, capito, queste falde plasticose che si sono alzate nell'aria, sono arrivate a Milano. E di là, capito, Finesse e tutti questi ragazzi devono aver inalato questo odore di plastica, TRX Radio, che ha fatto tutta la promozione. Capita, raga, purtroppo, cioè, anche noi mangiando il pesce c'è la plastica in mezzo, quindi purtroppo sto rischio si corre di questi tempi. Esatto, puzza di negozio di casalinghe, mamma mia. Vabbè, gelosa, let's go. Tutti con gli accendini a casa. So che vuoi dire qualcosa, lo stai facendo apposta. Vorrei poter ridarti tutte le lacrime. No, Penso però. che il diavolo abbia messo gli occhi su. Cioè, bro, veramente, cioè, raga, vi giuro, raga, ho pensato alla plastica, non mi aspettavo questo. Cioè, io pensavo fosse proprio il beat trap generico alla, capito, trappata con la chitarrina, alla, no, Yanta, Gunna, Roddy Ricch, ormai tutta quella wave che si è creata, che ormai è anche già morta. E invece no, è questo, frate. Proprio perché dovevo aspettarmelo. Ci stavo, la verità, come diceva Fibra, che ha detto quando ha fatto Tranne te, anche se... Tranne te, comunque, è una hit commercialata. Comunque, anche a livello di produzione era molto più ricca. Cioè, questo è proprio. Cioè, anche. Cioè, la cassa non picchia. Compro qualsiasi cosa, na na na. No, non chiedo quanto costa, na na na. Chiamate senza risposta, na na na. Cioè, ma dico io, cioè, raga, c'hai cazzo, c'hai Shiva, c'hai Sfera Basta, c'hai Guè in studio, c'hai tutti questi cristiani che, ok, gusti o non gusti, comunque il talento ce l'hanno, è innegabile, ok, il meme di Shiva, però Shiva quando vuole sputa e spacca. Minchia, veramente, bro, Disney Channel, cazzo, Disney Channel. Il robot, esatto, è intelligenza artificiale. Cioè, bro, non ci credo che tra tutti i beat che hai cucinato... Nella tua esistenza. Però, bro, cioè, veramente. C'hai questi colossi. Comunque, per quanto gliene vuoi dire, c'hai dei colossi. E non dici, mica, facciamo un cazzo. Cioè, veramente, hai Guè, Sfera e Shiva. Cioè, quando cazzo li hai mai visti, tre? Quando li hai visti queste tre leggende insieme? Cioè, potresti fargli fare l'anthem, capito? L'anthem. Ma non dico per forza hip hop o rap, però comunque è una bomba. Potresti fargli fare? No. No. No, 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 no,
Raga, mi sa che... cioè, o le apro o le chiudo le finestre perché... cioè, proprio l'odore di plastica bruciata, squagliata arriva fino a qua. Spicciare dentro i miei DM. Puoi fare la gelosa ma col tuo boyfriend. Sai che dove... mica, non è ironicamente Gue l'unico che ci sta mettendo impegno. È da tempo che mi chiedi una canzone che parla di te. La scrivo stamattina dall'ultimo piano sorvolando tutta la city. Dopo solo tre bicchieri ti ho baciata, poi si è fatta l'alba. Vola via con me Parigi. Però, cioè, secondo me qua Gue sta spaccando, cioè, sta facendo, cioè, si sta impegnando cazzo al massimo per dare un po' di dignità a questo brano. Compro qualsiasi cosa, na na na. No, non chiedo quanto costa, na na na. Chiamate senza risposta, na na na. Fai la gelosa, dici che non me ne importa. Ah, na na na, na 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 na. Che porcheria, raga. Solo Gue ha dato un po' di dignità a questo brano, se no tutto il resto è, mamma mia, imbarazzante.